non si vede, sta la faccia. Il ballerino dell'Arena di Verona che balla Esatto, Luca insieme, Condello esatto, che balla insieme a Elisa Elisa Cipriani, Cipriani, che hanno esatto. coreografato lo Sì. spettacolo, questa ragazza, Sì. che hanno coreografato le coreografie e i balletti dello spettacolo, sia per quanto riguarda i loro interventi, che sono squisitamente danzati, sia per quanto riguarda anche i balletti, le due coreografie che ci sono nello spettacolo con tutta la company. Perfetto. Allora, iniziamo con Sì. l'intervista. Quindi, buonasera, siamo al Teatro Pandora Ericento, dove fra pochi minuti inizierà lo spettacolo Babbo Natale e la pozione delle 13 erbe, portato in scena da Fondazione Aida con Ricola. E siamo qui con il regista Raffaele Lattagliata, Salve. al quale chiediamo un pochino così se ci spiega cos'è questo spettacolo, questa trama di questo musical, del quale Allora, vediamo già un po' di. sì, stiamo allestendo la scena Sì. iniziale che rappresenta il laboratorio di Babbo Natale, Sì. dove i folletti e gli elfi di Babbo Natale stanno preparando i giocattoli, ovviamente, che Babbo Natale porterà a tutti i bambini del mondo. Questa è la nostra partenza dello spettacolo. Lo spettacolo è uno spettacolo squisitamente natalizio, è una specie di fantasy in stile musical, amiamo chiamarlo, perché ha come finalità quello di raccontare una storia di natura natalizia, di matrice natalizia, ma di essere uno spettacolo adatto sia ai bambini, sia ai ragazzi un po' più grandi, sia anche al pubblico degli adulti. Questa trama originale che abbiamo composto insieme alle musiche originali, di realizzare un prodotto che fosse il più trasversale possibile, fosse adatto un po' a tutta la famiglia, in modo tale che durante le vacanze natalizie tutta la famiglia possa andare a teatro, a godere di uno spettacolo fatto di luci, di colori, di musica, come accade in tante città europee, ma con una trama che avesse anche dei messaggi. Due fondamentalmente legati al rispetto dell'ambiente e all'accettazione del diverso e dell'altro. Questo perché lo spettacolo nasce in coproduzione con Ricola, che è un'azienda che si occupa, vabbè, è un'azienda che produce caramelle, ma che si occupa soprattutto E di quindi temi abbiamo voluto ambientali. integrare nello spettacolo alcuni aspetti anche propri del brand dell'azienda. E lo spettacolo, diciamo, racconta di un'avventura che comperanno, i due protagonisti della nostra storia, che sono Nicolas, l'assistente di Babbo Natale, e la renna Rudolph, che cercheranno di salvare Babbo Natale da un incantesimo che gli è stato scagliato dalla regina Tormenta, che, come la regina delle nevi, ha congelato il cuore di Babbo Natale perché vuole portare freddo e ghiaccio al posto dei regali, perché il surriscaldamento terrestre sta provocando lo scioglimento del Polo Nord e quindi anche del suo palazzo di ghiaccio. Per liberare Babbo Natale dall'incantesimo servirà una magica pozione, la pozione delle 13 erbe che i nostri protagonisti dovranno andare a cercare. Quindi un'avventura dietro l'altra, una specie di fantasy a metà strada tra Harry Potter, Il Signore degli Anelli e uno spettacolo musicale per bambini. Ecco, questo Non mi posso agitare, devo fare attenzione all'ipertensione, porto dentro un dolore che mi pesa sul cuore, pure questo dolore non mi lascia. Senza chiudere occhio, le parti di Melissa e Pinocchio.
piace, né ti cechi, niente glutine aggressivi, né ti fare togli soia, niente pasta e latticini, e la dieta dissociata, macrobiotica, vegana, crudista, fruttariana, zone appunti a virgole. Ma la soluzione è la pillolina. Io prego una pillolina, ma l'ansia non si va. Prima tappa. Sì, è la prima tappa. Voi siete la come dire, il primo teatro dopo le repliche dell'anno scorso a Verona, che ha fatto un long running, cioè è durato praticamente da Natale fino all'Epifania. Adesso quest'anno andiamo in tournée, tocchiamo varie città e voi siete la prima. Adesso siamo infatti un po' scalpitanti, sì, perché certo. abbiamo da adattare ovviamente la scena alle esigenze di questo palco. Va bene, la compagnia la conosceremo dopo, la vedremo all'opera. E va bene. Intanto grazie a voi. Grazie a te.